acustica di questa sala non è delle migliori, quindi pregherei di non accavallare la voce, comunque nessuno capisce niente. Procedo con l'appello. Spinetto Paolo. Presente. Bisignano Francesco. Presente. Cucinella Nicoletta. Presente. Prando Roberto. Presente. Basso Alberto. Presente. Libra Vittorio. Presente. Guerra Enzo Maria. Presente. Merlo Silvano. Presente. Pezzan Stefania. Presente. Inglese Debora. Morando Maria Grazia. Presente. Cinino Alberto. Presente. E Ciri Giovanni. Presente. L'ordine del giorno di questa sera. Indirizzo del Consiglio Comunale su problematiche del terzo valico. Do la parola al consigliere. Vi leggo il testo dalla presenza allo stato naturale di minerali e testi formi e
e che tali minerali verrebbero alla luce in seguito alle attività di scout alla realizzazione delle gallerie, che verrebbero trasportati per tutta la provincia verso i siti di deposito, con grave pericolo per la salute dei lavoratori e dei cittadini qualora non venissero prese adeguati provvedimenti. Richiamata la lettera inviata al Ministro della Salute Renato Guarnuzzi relativamente alla problematica amianto che si allega alla presente. Richiamata la delibera del Comune di Arquadrastrighe del 7 dicembre 2005 che si allega alla presente. Considerato la mancanza di uno studio idrogeologico approfondito, nonostante il forte rischio di interferenza con il reticolo idrografico superficiale dei più importanti corsi d'acqua presenti nel territorio comunale, con conseguente danneggiamento dell'ecosistema naturale della zona. Considerato il rischio di sterilimento delle sorgenti di rigoroso Borlasca e del Monte Tucchero e la mancata previsione ante opera, fatta eccezione per l'abitato di Sottovalle, della realizzazione di alimentazioni e acquedotti alternativi affinché il servizio idropotabile sia assicurato per quantità, qualità e bassa vulnerabilità. Considerato i progetti delle repertorie previste agli incroci di via Roma e via Condega e via Roma e via Righini, che potrebbero non essere adeguati alle attuali necessità viabilistiche, atteso che non sono stati messi a disposizione del comune di Arquadrastrighe i relativi elaborati redatti nel definitivo. Considerato che la strada del Bovo, già realizzata in gran parte nel tratto previsto dal progetto definitivo, necessita di una sistemazione completa fino alla strada provinciale di Varinella, non solo come accesso al previsto campo base, ma anche come via di fuga, in quanto la zona è ricompresa nei cerchi di rischio relativi alla ditta Sigeri, classificata industria a rischio incidente rilevante. Considerata la mancanza di chiarimenti circa i provvedimenti da intraprendere per rientrare nei parametri previsti dalla legge, qualora si verificassero superamenti dei limiti di inquinamento. Considerato la mancanza di previsione della partecipazione dell'amministrazione comunale all'osservatorio ambientale, composto da provincia, regione e Ministero dell'Ambiente, che dovrebbe garantire il monitoraggio ambientale. Considerate le numerose segnalazioni fatte dall'RSU e dall'RLS dei cantieri TAV Bologna-Firenze, volte a denunciare gravissime mancanze nella sicurezza dei lavoratori, dei cantieri e irregolarità negli orari di lavoro. Considerata la grave crisi finanziaria in cui versa lo Stato italiano, che sta portando pesanti ripercussioni sulla vita dei cittadini e dei comuni, con ingenti tagli e imposizioni fiscali. Considerato il costo dell'opera, stimato in 1,6 miliardi di euro nel 1992 per la tratta Genova-Milano, diventato ora 6,2 miliardi di euro per la tratta Genova-Torcione, con quindi una quota complessiva aumentata di ben 8 volte, affidata direttamente al General Contractor Cogi per la progettazione e la realizzazione senza gare d'appalto, che avrebbero potuto portare ad un ribasso dei costi. Per contro, il fondo previsto per l'implementazione dei servizi sociali, scolastici, formativi ed educativi a favore delle famiglie e dei lavoratori impiegati per la realizzazione dell'opera di 5 milioni di euro non è stato adeguato al costo della vita e alle reali esigenze dell'amministrazione comunale. Ritenuto di dover manifestare le seguenti perplessità sull'opera, in quanto l'amministratore delegato di RFI Mauro Moretti ha ripetutamente affermato che il terzo valico non è remunerativo e che ci sarà un recupero non superiore al 15% del capitale investito interamente dallo Stato. L'economia e i mercati si stanno evolvendo e mutando con tale velocità ed in modo tanto inatteso che risulta difficile prevedere quali saranno le necessità infrastrutturali del prossimo decennio, quando cioè dovrebbe entrare in funzione il valico. I 5 valichi ferroviari appenninci già esistenti si aprono a ventaglio su 9 valichi alpini e si è adeguatamente sistemati con interventi strutturali e tecnologici molto meno onerosi e impattanti rispetto al terzo valico, potrebbero essere in grado di creare una rete a servizio di tutti i porti liguri, invece di imbottigliare il traffico in un'unica direttrice, già fortemente oppressa da infrastrutture viarie ed altro tipo, industriali e commerciali. Già oggi la quantità di merci trasportate risulta in generale diminuzione e le stime dei traffici del porto
Porto di Genova contenute nel progetto del Terzo Valico per giustificarne la realizzazione si sono rivelate del tutto errate. Era previsto infatti un incremento del 18% annuo dei traffici del porto, con la rapida saturazione delle linee esistenti, mentre in realtà la crescita, secondo i dati dell'autorità portuale, si è attestata in una media del 1,2% annuo. Ritenuto fondamentale che lo Stato investa risorse in settori prioritari per la vita del Paese, come scuola, sanità, pensioni, ricerca, valorizzazione delle risorse storiche, culturali e ambientali, che creerebbero una microeconomia di qualità invece di concentrare capitali nelle mani di grandi società e causare danni ambientali ed economici al Paese. Ritenuto prioritario che lo Stato risolva i gravi disagi in cui versano i pendolari, incrementando gli investimenti sulle linee esistenti e sul materiale rotabile, per rendere più efficiente il servizio, anziché indirizzare il 95% dei capitali sull'alta velocità, utilizzato solamente dal 5% dei passeggeri e il 5% sulle tratte utilizzate dal restante 95%. Vista la mancanza di democrazia nell'iter di approvazione e realizzazione dell'opera, in cui si tenta in ogni modo di annullare le possibilità di pronunciamento e intervento delle amministrazioni locali, delibera la propria contrarietà al progetto per la realizzazione della linea denominata linea alta velocità alta capacità Terzo Valico dei Giovi, confermando le determinazioni contenute nella delibera votata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Acquata Scheria in data 7-12-2005. Di ribadire, evidenziare e fare proprie le perplessità esposte in premessa circa l'utilità dell'opera, di adoperare tutti gli strumenti legali necessari alla tutela del territorio e della popolazione. Chiedo al Consiglio Comunale per dare la possibilità